aspettiamo il prossimo. Se ne vedo tanti, scegli. Va. Che sei genovese? Uno per mio fratello Giovanni, uno per il mio fratello Mario e uno per me. Ma scusi, ma la prossima volta li metto tutti in un bicchiere unico, no? Ma che sei matto? Buona giornata! Buona giornata! Sono pochi matti, tanto. Una volta la vado io. Infatti. Domanda, eh? Io non vorrei farmi gli affari suoi, ma perché ogni volta devi prendere tre bicchieri senza perché? Perché i miei fratelli sono tanto lontani e io sempre con tre bicchieri me li sento più vicini a me. Ah, ok. Buona giornata. Buona giornata. E attenta alla porta, eh? No, no. Sì. Tanto di matti sono pochi, ma... Vorrei due grappini! Come due grappini? Non sarà successo qualcosa a uno dei suoi fratelli? No, no, ai miei fratelli no! Io sono malato e il dottore ha detto che non posso bere! Succede in un altro bar.
sarà sempre lo stesso bar, chi lo sa. Andiamo un pochettino a vedere il caffè, nervoso. Vieni amore, oggi è il nostro anniversario, ti porto in un bar a festeggiare. Che bello! Prego, prego. Contenta di festeggiare con te. lo so amore, ma non ti preoccupare, avremo tante occasioni per stare insieme. Speriamo di no. E questa è una delle tante. Buonasera, che cosa le porto? Ma guardi, dovremmo festeggiare un'occasione importante, un anniversario. Ah, che bello, allora una bella bottiglia di champagne. No, le bollicine, no, poi mi fa... E allora una bottiglia di spumante. Una bottiglia di spumante. No, sono sempre le bollicine, mi fa rotazione, no. E allora una bottiglia di vino, rosso, bianco. No, rosso, bianco, poi mi fa acidità, no. Qualcosa allora, una bottiglia di Coca-Cola, una gattina di estate, di Fanta. No, la Coca-Cola fa male, nell'estate c'è la teina, no. Più di bene. E allora le porto un caffè? Ma ti faccio così, ci porti due caffè. Anzi, no. Per lei un caffè, per me un bicchiere d'acqua. Grazie. Oh, amore, allora, parliamo del nostro viaggio. Ci vorrei fare un viaggio quest'anno per il nostro anniversario. Che bello! Ma sai dove potremmo andare? Dimmi, dove mi vuoi portare? Oggi me l'ha detto pure un signore, a Sharm el Sheikh. Col caldo, la spiaggia, bello. Allora, cosa ne pensi? Ma è caldo però, è troppo caldo. È caldissimo, è troppo caldo. No, non mi piace, è troppo caldo. No, non va bene. Ok. Sharm è troppo caldo, non va bene. Ok. Allora prendiamo qualcosa di più freddo. Il Polo Nord, dai, andiamo al Polo Nord, andiamo a fare una gita al Polo Nord, così, in mezzo ai pinguini. Allora cosa ne pensi? È troppo freddo, non va bene, è troppo freddo. Non mi capisci mai. Ma è freddo, freddissimo, è troppo freddo. È troppo freddo. Allora facciamo piaggia, ascolta, prendiamo l'aereo. Ci mettiamo di là, ci imbarchiamo, scendiamo, prendiamo il traghetto, ciuf, il battello va male e andiamo in Cina. Allora, cosa ne pensi? Ma è troppo lungo! È troppo lungo, è lunghissimo! È troppo lungo, no! Lunghissimo, no! Non mi accontenti mai, non sai mai quello che penso, non mi contente! Dal Vigna, prendiamo la macchina, 20 minuti siamo arrivati, non c'è bisogno di fare viaggi, cose strane, arriviamo subito, prendiamo la macchina, l'Aurelia, ci giriamo ad arrivare dal Vigna e siamo arrivati. È corto, dove sei andato, non lo so, dimmi tu. Papà,
sa. E a questo punto invece sta ancora più alto. Grazie Luisa, forse un po' troppo. Oh, perfetto, una via di mezzo. E a questo punto andiamo a vedere che cosa succede quando io e Marianna ce ne andiamo odiosamente a mangiare fuori. Tutti l'hanno vista, mamma, tutti l'hanno vista. Aspetta, il pedale che risulta lontano come ora, aspetta un attimo. Mamma mia, no, abbiamo esagerato, eh. Ah no, ci abbiamo mangiato troppo, te lo dico. Guarda, cioè due persone in una adesso, mamma. Allora forse mi sa che abbiamo esagerato, sarà stato un antipasto di peperoni. Perché il primo, quello peperoni, mamma mia. E il secondo, quello, le melanzane ricoperte di peperoni. Mamma mia, di peperoni. L'insalata con peperoni. E il dolce di peperoni melanzanati. E col cioccolato e peperoni. Che schifo. No, era buono, era buono. Mamma mia. Ma si fanno pure sentire, oh mamma mia. No, mai, aspetta, Marianna, ferma. Ferma, accosta, accosta. Marianna, siamo già arrivati, per favore. Marianna, Marianna, sei in macchina! E non è la tua! Marianna! Marianna! Ferma! Ferma! Accosto dopo, dopo, l'autogrillo, ora no! Devo andare. No, ma... Là, va benissimo, non ci vede nessuno! Sì, ok, anch'io devo andare, però... Aspetta, madonna Marianna, siamo un cimitero, ma che sei matta! Ma a posto, non ci vede nessuno, sono morti! Ma che ne sono? Oh! Marianna! Oh sì! Come va, Maria? Mamma, che tetto di caffare, una meraviglia! E meno male! Cioè, ma io... Ma tu sai che? Ma io qua sono su una tomba! Aspetta, ma ti dico anche di chi è? Aspetta. Ah, beh, un certo Bianchi! Oh! Ma nella mia... Nella mia c'è scritto Volta! Ma no, è il mio amico! Ma che davvero? Infatti la tomba che c'è stanno tantissime riconoscenze! Te lo credo! Ma come si chiamava Volta di nome? Giotta, quello della sapienza sabato sera! Ma va, assurdo! Ma scusa, una domanda, ma tu con che cosa ti pulisci? Io con le mie mutandine. No. Ma scusa, ma invece tu come fai? Io non lo so, io non le ho portate. Sempre la solita, Sempre la solita. Vabbè, mi arrangio, uso quello che trovo, fa niente. Un po' di rispetto. Un giorno dopo. Sebastiano, come stai? Ma senti una cosa, ma tutto a posto, ma le nostre donne cosa hanno fatto ieri sera, scusa? Ma che ne so, mia moglie è tornata senza mutande. La tua? E mia moglie è tornata con uno striscione. Ti ricorderemo per sempre gli amici. Thank you.
succede in uno strano, stranissimo studio, in uno strano, stranissimo studio medico. Ricominciamo, rieccoci qua, il nostro studio. Vediamo che cosa siamo questa volta, eh? Avanti il primo! Dottore, dottore! Che c'ha? Sono disperata! Mio marito potrebbe avere un cancro! Oddio, oddio, facciamo le corna! Ma dottore, ma se fosse per quello non dovrebbe avere neanche un raffreddore! Dottori italiani, pazienti italiani! Signorina, è lei, come va con la spirale? Bene, sono rimasta incinta, ma le zanzare non mi pizzicano più. Avanti il prossimo! Dottore, dottore, io ho un problema. Mi dica. Sa, l'altra estate sono stata in un villaggio. All'Osi? Sì, 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 sa, c'erano un sacco di allevatori, tutti maschi. Belli? Beh, belli, belli, belli proprio. L'altro anno, invece, ma l'altro anno, e quindi ho fatto tutte le attività perché io da bravo ospite, sai, c'era quello che si occupava dell'acqua gym e sai, alza una gamba, alza l'altra, apri tutte e due, poi sai, c'era anche il torneista, sì, il torneista pure, sa, giocavamo a ping pong, si contenga, anche lui si contenga, ma sei caldo, si contenga. Ah, poi quello del mini club, anche il mini club, sì, giochiamo con i bambini, giochiamo con i bambini, poi la palla va fino all'altra parte del campo, una palla, l'altra, si contenga, e anche lui, vai, vai, il capo animatore, il capo animatore, appena arrivata, accoglienza, mi ha accolto, bene. Le è mancato solo quello di contatto praticamente. No, pure lui. Ah, pure lui. Beh, che il suo lavoro era contatto, contatta, contatta di là. Vabbè, ma signorina, io lei è malata. Ah, l'ha detto, eh. Lo metto per iscritto, perché mio marito dice che sono un poco di buono. Avanti il prossimo. Dottore, dottore! Mi dica! Sono pazzo, mi piacciono i cani! Che sarà mai? Che pazzo lo sappiamo, ma anche a me piacciono i cani, non è? No, no, dottore, io sono proprio innamorato dei cani! Aspetta, ma dei cani maschi o i cani femmini? Dottore, ho detto pazzo, non gay! Avanti il prossimo! Dottore, dottore, io ho un problema! Quale? È che quando scureggio mi si allargano le gambe! Togliere il collaggio. Ah, in effetti. Avanti il prossimo. Dottore, dottore. Mi dica. Dottore. Mi dica. Io soffro di eiaculazione precoce. E venga, venga. Ah. Quello che mi sciocca è il credito di bambini. Quello che mi sciocca. Avanti il prossimo. Che non lo posso vedere. Vai. Basta, io me ne vado. L'ultimo paziente, va. Avanti il prossimo. Collega, cambio. Cambio, cambio, cambio. È finito il tuo turno. Il prossimo va bene. Collega. Collega. Mi è l'abitudine. È l'abitudine. Però cambio, cambio dottore. Finito il turno. Questi sono i turni italiani. C'è crisi anche per questo. A vedere a bocca al lupo, c'è stato un sacco di pazzi, c'è chi si è pagato. Sì, ma bocca al lupo. Va bene, credo. Prendo servizio. Ah, ecco, allora avanti il prossimo. Ecco, non ti fanno manco lavorare, oh. Subito tutti metti al lavoro, niente, finiti i pazzi. Dottore, dottore, ho un problema. Le mie tette vanno in alto, guardi qua! Ma no! Ma è contagioso! Dottore, dottore! Devo fare l'analisi per la fertilità! Bene, bene! Tengalo!
quando è che ci dobbiamo vedere? Ci vediamo fra un paio di giorni, non lo so, quando sei pronto tu, porta il test, ripassa che lo controlliamo. Allora, va bene, buona giornata. Dottore! Oh, mi dica! Allora, vi spiego, io ho fatto quello che mi ha detto lei quando sono tornato a casa. E che? Allora, ho provato con la mano destra e niente. Ho provato con la mano sinistra e niente. Ho riprovato con la destra perché le mani sono due e niente. Ho riprovato con la sinistra e niente. E a un certo punto ho chiesto aiuto a mia moglie. Ah, allora. Ti ho detto, vai con la mano destra e niente. Vai con la mano sinistra e niente. Già tutto ti ho detto, aiutati con la bocca e niente. Poi va a girare l'imbarazzo, siamo stati costretti a chiedere aiuto alla Filippina, quella che ci fa i faccendi di casa. Vai con la mano destra e niente, vai con la mano sinistra e niente, vai con la bocca e niente. A un certo punto non ci abbiamo fatta più, sia mia moglie che la Filippina insieme, tutte e due con la mano destra, tutte e due con la mano sinistra, tutte e due con la bocca, chi ha mano destra, chi ha sinistra, chi ha destra, chi ha sinistra, chi ha bocca, chi ha destra, chi ha bocca, chi ha destra. E niente, c'è tutte e tre, ma niente. E dottore, una domanda. Ma come si chiama questa provetta? Dottore, nessuno mi prende sul serio. Ma stai scherzando? Ma la gente è proprio strana oggi, eh? Tutti i pazienti, avanti il prossimo! Dottore, io con mia moglie, la prima, caldo, ma tanto caldo, e la seconda, freddo, ma tanto freddo, non so che fare, dottore, la prima caldo. Cioè, quindi la prima caldo. Tanto caldo. La seconda, freddo. E tanto freddo, non so che fare. E nemmeno io, guardi, questa è una cosa che non mi è mai capitata, non penso di avere una soluzione, mi dispiace. Allora, non posso fare nulla. Me ne vado. Sì, buona giornata, io veramente non so che fare. Arrivederci, grazie lo stesso. Buona giornata. Dottore, io sono la moglie. Sì, infatti, diceva a suo marito che non ho trovato la soluzione. Lui mi ha detto che la prima volta caldo, la seconda volta freddo. Dottore, non si preoccupi, glielo spiego io perché la prima caldo e la seconda freddo, e ti credo, la prima è ad agosto e la seconda è a dicembre. Ma perché? Non potevo restare a casa oggi e prendevo giorni di malattia. Avanti il prossimo! Dottore, è un problema di fegato. Beviamo? Se proprio insiste, beviamo. Beh, di fegato, io dico beviamo. Dopo ve la spieghiamo, non vi preoccupate. No, dopo ci sono pure i disegnini per chi non la capisce. Sicuro che ci sono i disegnini? Sì, anche per me. Anche per te? Perché io l'ho capito. Beviamo? Sì, Vabbè, avanti il prossimo! Dottore, credo di essermi rotta un braccio. Le fa male. Come ci sono? Sì, per evitare un bambino. Ma come per evitare un bambino? Ma che ti sei scontrato contro un albero? No, sono caduto dal letto. Per evitare un bambino. Avanti il prossimo! Dottore? Ho un problemino qui dietro. Aspetta che ti visto io. Allora, un problemino qui dietro? Sì. Dica 33? 33. Ma dottore, più giù. Dica 33? 33. Ma è più giù, dottore, più giù. Dica 33? 33, ma dottore, è più giù! Ma sei sicuro? Sì, sicuro. Va bene. Vado, Vada. 1, 2, 3, 4,
quanti. Andiamo a vedere che cosa succede, che cosa succede durante una domenica sportiva. Vai con Paviola. E allora signori e signori, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con la domenica sportiva. Questa sera, ricordo, si è disputata la partita tra Italia e Brasile, valevole per i quarti di finale di Coppa. Ma andrei subito, senza indugi, a commentare. Se la regia è pronta, io vorrei rivedere le fasi più salienti della partita. Allora, via con le immagini! Stop! Vediamo che la fase di gioco è un po' confusa, ecco. Dunque, pregherei la regia di andare indietro con le immagini. Sì. Allora, proviamo a vedere la stessa immagine a rallentatore, grazie. E stop! Sì. Andiamo un po' indietro con le immagini. E stop, avanti, e stop, indietro, stop, avanti, stop. Vediamo che l'azione dell'Italia è abbastanza martellante, ma sicuramente non c'è palla. E veniamo alla prossima azione. Vediamo, vediamo un attimo. Se la regia è pronta, mandatemi la seconda immagine. Niente, stop, non riusciamo a capire bene neanche qui che cosa è successo. Se la regia può tornare indietro con le immagini e mandarle magari al rallentatore, grazie. E via con le immagini. E stop. Vediamo la fatica sul volto del giocatore brasiliano. Sì, sì. Ma torniamo un po' indietro con le immagini. Stop. Avanti. E stop. Indietro. Stop. Avanti. Stop. No, no, no. Vediamo che i giocatori brasiliani reclamano una punizione sicuramente inesistente, in quanto si vede che il giocatore italiano è entrato nettamente sulla palla. Il fallo quindi non c'è. Possiamo ritornare alla prossima immagine. Via, 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 via. Ecco, ora arriviamo all'ultima opzione di questa partita, la fase clou del gioco che ha fatto discutere tantissime persone su questa partita. Dunque pregherei la regia di mandare le immagini. No, normali le immagini, non al rallentatore. Dove vai? Brasiliano, torna indietro! C'è un tramestio, non ci fate caso. Via con le immagini! E stop. Non lo so, non lo so. Questa, pure in questa fase di gioco, non so, non si riesce a capire quello che è successo. Dai, allora, torniamo indietro, 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 tutto rallentatore, vai, vai. Allora, se la regia è pronta, mi può mandare l'azione al rallentatore, grazie, via, sì. E stop! Vediamo il brasiliano quasi meravigliato per la grinta del difensore italiano. Sì. Ma andiamo un po' indietro le immagini. E stop, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Vediamo adesso la stessa immagine dalla telecamera posizionata sul lato del campo. Sì, proviamo a vedere avanti e indietro e stop. Proviamo a vedere quella posizionata sull'altro lato del campo. Sì, avanti e indietro,
stop! Vediamo che in questo caso la squadra brasiliana aveva sicuramente ragione. Il fallo c'è e si sente. Fallo da dietro, senza ombra di dubbio. Ma non dimentichiamo che lo sport è amicizia. Lo sport è fratellanza. Ma soprattutto lo sport è amore. Brasil!
La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Si accende di credo. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare. La luna di grilli, normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, svegliare. L'uomo che a volte c'è un po' non c'è. Purista, oi!
sapevo, La Ginetta va al mercato, in questo museo, c'è sempre da pulire, c'è sempre qualcosa da fare. Tra poco arriveranno anche 3 nuove statue. Riproviamo un attimo. La Ginetta la va al mercato, Oia! E me ne vo, e me ne vo che è meglio, Ha ha ha!
sta, sta, ringrazio e vi chiedo anche scusa nello stesso tempo perché da stamattina